Ok, buon salve a tutti, non buongiorno perché è tardi. Quindi invece di oggi di portare giochi brutti o Resident Evil, Resident Evil probabilmente verrà continuato domani, visto che vi è piaciuto anche in compagnia dell'uomo coccinella, vedremo di fare queste combo sempre associato a qualcuno. Quindi oggi stiamo portando Crash Bandicoot 4, non l'ho mai giocato. L'ho tipo provicchiato così 30 secondi, è sembrato molto carino, è uscito mi pare nel 2020, ci sto giocando un po' in ritardo, però vabbè c'è stata la possibilità di giocarlo col Plus, magari molti di voi l'avranno messo nel carrello, nella raccolta, e quindi magari avete avuto la possibilità di giocarlo. Quindi oggi tocca a me. Io ricordo quando ero piccolo che andavo sempre a casa di un amico, abbiamo giocato tutti i Crash. Mi pare che il primo Crash Bandicoot è uscito nel 1996 circa, anche se io sono nato nel 94, poi vabbè sempre nel 2000 si giocava bene o male sempre con gli stessi giochi, quindi avevi quella PlayStation e giocavi sempre gli stessi giochi perché non è che era come ora che bene o male esce un gioco ogni settimana esce un gioco nuovo. E ricordo anche di aver giocato a Crash Twinsanity, dove utilizzavi Cortex e mi è piaciuto veramente tanto. E sempre dopo di questo è uscito Crash of Titans, che ho detestato, l'ho provato già solo il fatto che Crash nasce come personaggio che trottola su se stesso e poi ha la cosa anche come un po' simile a Super Mario di saltare sopra i nemici per ucciderli. In questo caso Crash è stato completamente rivisitato e dava pugni, cazzotti, si arrampicava sui mostri. Insomma, non è il Crash con cui siamo cresciuti noi. Questo qui è l'ultima alternativa per il ritorno al passato. Quindi, vediamo di iniziare. Ho l'1% perché l'ho malappena iniziato. 8 minuti di gioco, ragazzi! 8 minuti! Quindi questa la eliminiamo. Ovviamente cerchiamo qua. Se muori ricominci sempre l'ultimo checkpoint. Consigliato. Retro. Hai un numero limitato di vite. Una volta esaurito dovrai ricominciare il livello. Lo giochiamo a bella moderna. Solo che torniamo subito.
Ok, possiamo iniziare. Sekiro, abbiamo Sekiro sempre con noi. Abbiamo partita. Tu giuro vero. Ciao, Ken of the Soul of the Flavio. Ah, Ken of the Flavio. Piccolino. Quindi la premessa l'abbiamo già fatta. Vediamo di Ah, goderci. Shandicoot! Finalmente io, il grande Neocortex, ti ho messo alle strette. E ora il colpo finale! Grazie, uomo vaccinale. Taci, babbeo. Rassegnati, Entropy, sarà un fallimento! Di nuovo! Almeno io e Uka Uka ci proviamo a evadere da questa prigione. Non starò qui un altro decennio ad ascoltare tutti i tuoi vaneggiamenti. Il modo in cui mastichi. Ma è morto? Lascialo, ormai non ci serve più. Conveniente. Un grande potere si è risvegliato. Crash! Temo preannunci un evento di proporzioni cataclismatiche. Proviene dal picco Bien Sanity. Presto, andiamoci! Crash! 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 Non si dovrebbe pronunciare Crash? Ok, inizio. Già iniziamo bene. Dai. Ruota. Ah, che bello, mamma mia, si torna bambino. Ah, vedi, il primo Crash Bandicoot, quello del 1996. Rivolifero. Run, corri. Oh, Spyro! Vabbè, non c'è altro. Iniziamo. Ah, il 2. Va, Warped, sì. 4 che stiamo giocando adesso e gli altri non te lo dicono perché è spoiler. Ah, l'avevo visto che c'era la botta, ok. Che bello. Salta per avviare il conto alla rovescia. È un classico. Crash! Presto, andiamoci! Ah, no, devo saltarci sopra, vabbè, va bene. Ah, qui ti protegge dai danni. Agnetto. Ui. Sono un idiota. Doppio salto. Vieni, seguirò. Senti qua. Oi, ma che è? Reset Clan. Ciao Piero, buongiorno. No, dai, che sono rimasto senza... senza acqua. Ma è figo però. Che
Aia. Di nuovo senza acqua. Guarda, questa è la cosa segreta, la missione segreta. Arrivo là sopra. Ah ok, mi è venuto per battere il finale. Ne ho trovati tre, tutte le volte l'ho perdi. Ok. Due. E tre. Oh no, mi manca. Ah, ce l'ho! Ah, l'ho preso! Oh yeah! Bello, sono aggrattato perché ho completato il primo livello, capito? Le gemme ti permettono di sbloccare le skin ottenendo rompendo casse, raccogliendo Wumpa, trovando le gemme nascoste e completando i livelli usando meno di 3 vite. Vi dico perfettamente NS sana, N sana ottenuta. Prova a tempo sbloccata. Oh. Let's go. Sekiro. Vieni qua. Facciamo a lanciarti. Che cos'è? Ah, ok. Lo aggattami penso in automatico, no? Ok. Allora. Che cos'è qualcosa là? Oh no! No!
Magic! Soffri di vertigini? Sono morto! Devo saltare quando scompare. Rabbia! Non ci posso credere, che rabbia! Allora, conviene saltare e rompermi direttamente. Preso! No! Ce l'ho fatta! Uno. Io vado, io tiro dritto. Buono. Mamma mia, che stress. Ho dimenticato l'automossile di autocrash. Ah, dritto, non mi interessa più. Questa è una maschera nuova? Questo tra l'altro è uno dei crash che non ho mai giocato. Cioè nemmeno nel passato. Lani Loli. Si corre ora, no? Run! Oh, Gemma! No! Corri! Corri! No, lo torna, ecco. Via! Vai! E non importa! Me l'ho bloccato del checkpoint! Mamma mia! No! Non l'avevo visto! Ancora! No! Forza! Via! Vabbè, un paio l'abbiamo saltati, pazienza. Proporzioni cataclismatiche. Pronto.
No, 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 non esiste! Non è assolutamente possibile! Coco! Staccati, staccati, staccati! Crash, e quello chi è? Lani Loli? Se le maschere quantiche sono qui, allora vuol dire... Ehi, Aku, come te la fa... È un barco quantico, quello? Sembra essere una specie di porta tra le dimensioni. Sì, sì. E andrebbe tenuta chiusa. Dobbiamo entrare, metterci in cerca, trovare i miei fratelli e chiudere tutto prima che qualche imbecille con un piano e un ego smisurati faccia una monumentale sciocchezza. Uka Uka ha spianato la strada al nostro brillante futuro. Una volta completato il mio generatore di varchi, il dominio su tutto il tempo e lo spazio sarà finalmente nelle nostre mani. Engine Embryo, avevate qualche vostro progettuccio da illustrarmi? Ma quando non è scomodo a camminare così? Il mio prodigio creerà per te una minchia di ipnotizzati. E la mia pozione mi li renderà inarrestabili. Bravi, bravi, divertitevi. Con le pistoline a raggi. No. Accelera il passo. Stando ai miei calcoli, i nemici sono già in marcia per attaccarci. Ma noi, infine, vinceremo. È tipo Spider-Man con i sinistri, sai? A cosa serve questa maschera? Vabbè, bisogna darla sicuramente qualche tipo di potere. Allora. Mappa dimensionale, questa è la mappa dimensionale da cui puoi selezionare un livello, passare da Coco a Crash e viceversa. Cambiare le skin, rigiocare i livelli per cercare di battere le sfide. Tipo. E cos'è? Mondo nuovo? Ah, già collegato, scivolata, salto. Abituati a farli sempre, fla. Grazie Ridge Strike, seguirò il tuo consiglio. Quindi questo è il primo. Ah, ecco, ok, direttamente all'altro. Le skin dove sono? Passa, gioca, galleria, opzioni. Statistica di livello, passa, gioca, galleria. Vabbè, pazienza. Ah, qua, triangolo, skin. Sblocca il brusco risveglio. Figo. Wow. Ah, download digitale. Quindi questa volta questi li scarichiamo. Bellissimi. Gioca livello. Che faticaccia. Servono le altre maschere per chiudere i varchi? Esatto. Ora, mio fratello Akano è qui da qualche parte. Akano. Benvenuti al mio grande show. Fratello Akano. Cercavate le vostre preziose maschere? Ed ecco l'imbecille di cui parlavo. Tranquillo. Tra noi c'è questa dinamica consolidata. Noi combattiamo, lui perde. Non questa volta. Vi ho procurato un esclusivo pass per poter assistere di persona al backstage della mia arma di percussione in massa. Non perdetevi lo spettacolo! Sì! Veniamo a darti le mazzate! Giro di fortuna! Mi sento meglio! Oh! Triangolo R2 per cambiare il mondo! Fighissimo! Ok! Ah, ti do un buono sole. Forte, molto, molto forte. Che cavolo. C'è una difficoltà di prospettiva qui. Un buon Eric.
Ciao, Kung Fu Eric. No! Mamma mia, che odio. Sì, lo so, Fabione, ciao. Ok, vado tiro dritto perché non mi va di morire mille volte. Ah! Che cavolo, quindi... Ciao Salvo, buongiorno. Quindi colpisco, salto, triangolo. Quindi, faccio salto, triangolo. E lui dovrebbe risaltare, quindi... Uno, due e tre. Ok. C'è una bomba granchio. Ok. E quindi? Ah, va bene. Sono tardo. Mamma mia. Quindi questo fa così, questo fa così. Non fa tanto. Uno, mezzo. Io lo so che morirò tipo un miliardo di volte. Due saltelli. Si rompono queste cose. Ecco. Queste dita esplodono quando le tocco. Noi non le tocchiamo. Easy. Quindi le saltiamo qui. Salto, triangolo. Ok. Mamma mia. Pazienza. Accovacci del doppio salto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Saltiamo, triangolo. Va bene. Check fuori! Pensi di essere con quello stupido sorriso stampato sulla faccia. Sono Crash il crashatore. Perfetto. Ah! Le balance wall. Dentro su. Ratchet e Clank. Perché? Perché? Senti, ma come? Ma come le chiami tutti? Mi si è scollegato il controller, però è carico. Mezzo carico. Ora attacca! Mi sa che devo prendere il cavo allora. Ok. Siamo tornati. È il bello della diretta. Un robot chiacchierone. Questo è un trofeo. Quindi riproviamo. Calati e risali. Ah, ok. Raggiù! Quello me lo sono perso, pazienza. Andiamo giù. Andiamo su. Vai giù. Vai su. Ho saltato pure quello. Vai giù. Ah, giù. Su. Mamma mia, mi certo abbiamo fatto un buon punteggio. Ma non importa, è il bello della diretta. Schianto.
non ci arrivo sopra. Panciata, vai. Ok. Ho preso le razze per le piedi e le raccheggiate. Ok. Uno, due, tre. Ecco il primo Super Mario quando ci giochi. Appena ho la possibilità. Binario. Buono. Ah, posso oscillare. No, no. Ah, ok, sembrava con l'esplosivo. Rimango giù, rimango giù. Andiamo su. Andiamo giù, torniamo su. Giù, su. Ok. Chi è quello? Bello, bello il tipo. Che cazzo corri? Non posso dire le parolacce. Ma è dato dalla diretta. Mamma mia, che stress. Ma perché ho scelto questo gioco? Quindi salto di qua, torno indietro, lasciamo esplodere, andiamo avanti, siamo qui, prendiamo triangolo, aspettiamo. Ah, c'è anche l'altro, vero? Cavolo. Quindi saltiamo qui. Oh oh. Ok, ok. Siamo calmi. Cioè io dovrei ogni salto premere triangolo praticamente. Ma va! Non mi interessa, nemmeno lo faccio. No, lo faccio! Lo faccio perché io sono forte! Io sono imbattibile! Chiunque se la vedrà con me sarà sconfitto! Mi sei. Aggiuta! Andiamo indietro! Andiamo avanti! Andiamo indietro! Andiamo avanti! Aspettiamo! Aspettiamo di nuovo. Ok. Quindi andiamo qui. Andiamo. Andiamo qui. Passiamo direttamente al prossimo. Quindi diciamo uno. Devo giocare a questi giochi. Ok. Ecco raga. Mi mancano due scatole. Questa sembra una scatola, conta come uno, conta come uno. E l'ultima? Vabbè, guarda, ci rinuncio. Ah, quella è là, quella è là, quella è la TNT, non ci ho pensato. Che odio. Ah, fatti un giro. Dopo quello, tranquillo. Ma che c'è, niente? Niente. No! Ah! Allora, riproviamo. Vediamo questo, questo, salto, 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 colpo, tranquillo, scatole. Allora, non c'è più. Ah!
No, no, no! Perché ho scelto questo gioco? Prendilo! Ok, ok! Ok! E tu sei il prossimo! Sì! Wow! Wow! Non mi guarda la camera così, la odio! Ah, palo! Wow! Uno! Due! E tre! Tu! Colpo! E torniamo indietro! Tu pure! Fuori! TNT! Siamo sopra! Noi risolviamo lo stesso! In, squalo, squalo. Primo salto. Ok, andiamo ora. Uno. E due. E tre. Checkpoint. Tipo sto perdendo tutte le mele, le bumba, come cavolo si chiama. È venuto per strisciare. Yeah! Una performance così. Stesso. Uno e due. Siamo qui. Siamo qui. 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 Questo lo prendiamo. E l'altro non mi interessa. Ha. 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 E là sopra. Ah, arrabbicati. Che non ti arrabbichi? Il diamante! Ce la posso fare. Ma io... Beh, però dai, se muoio perdo il coso, la vita. La maschera. Mi butto. Voglio prendere quel diamante. Allora. Dobbiamo prendere, non mi interessa. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Più avanti possibile. Così, passiamo, passiamo. Siamo arrivati. Quindi quando salto qui, salto di nuovo. Ah! 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 Ci rinuncio! No! Non ci rinuncio! Ma rifacciamo! Perché è bello della diretta! Anche puta! Non me ne frega niente qua di queste mele! Voglio il diamante! Calma! Uno, due. Vado avanti. Ah!
Livello completo. Che faticaccia veramente. Ah, nemmeno li voglio vedere i risultati. Guarda che bella quella skin, che bella. Oh, andiamo avanti. Io non ci posso giocare con questo gioco. Non sono paziente per niente, capite? Non sono un tipo paziente. Posso dare l'impressione di sì, ma non è così. Faccio come l'uovo ragno alle mie spalle, che si mette le mani in testa. Clang. Clang. Non c'è niente? No. Correte, topi. Tutti per il video. Che già ai primi livelli io perdo la pazienza così. Cioè ai primi livelli. No. Ok. Eghiro. Che c'è? Sono alla porta. Ciao Gigi! Ciao Luigi, sono un tuo grande fan! Gigi, ti sei perso rabbia, io che urlo! No, Gigi, sono io un tuo fan! Hai perso scene io che mi arrabbio! Maledico il mondo, maledico questo gioco. Oh, guarda che tutto morte. Mega mix. L'ingresso allo spettacolo è gratuito. Prima arriva, prima finisce a pezzi. Che cos'è sto coso? No! Per leggere la chat. Allora. Ah, non è giù, me l'ho dimenticato! Odio questo gioco, lo odio. No! No! Peghi una scusa. Ok. Ui. Oh.
Devi proprio uccidere il mio schiavo preferito! Ok. Anche questo si chiama Frank. Ma questo è Frank 2. Forza, forza. No! No, no. Allora. Bene. Frank. Andiamo già a Frank. Saltiamo. Prendiamo una cosa qua. Uno. E 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Non ci credo. Devo fare il punto interrogativo. So già che me ne pentirò. Ma state scherzando? No, no, voi state scherzando. Allora, facciamo prima questo. Come faccio a farmeli? Come? Io qua ho fatto la scaletta, prendo, stanco e torno su. Ok, quindi facciamo saltino qua. Ok. Andiamo qui. Ok. Ah, io dovrei saltare. Colpire! Ho fatto solo colpire. Ma poi come ci torno indietro? Ne manca uno? Ma come ci torno di là? Ok. Posso fare un salto molto forte. Sì! Qualcosa? Questo mi schiaccia sicuro. Ecco. Rompo. Ah, però ho preso la cosa che mi serviva. Ok. Ce l'ho fatta. Non ci credo. No!
Niente? Sì. Sono cazze. Ok. Quindi, allora. Checkpoint! Saltiamo, apriamo la parete, andiamo fino a qui. Questo show vi farà letteralmente schizzare fino al soffitto e oltre. E vai. Mamma mia, c'è uno stress, uno stress. Via, veramente, dovrei proprio toglierci mai da Crash. Sekiro? Sekiro? Non mi guardare così, picci pucci. Ok, due livelli, anzi, un livello e siamo al boss. Nastri flashback sbloccati, ritorno agli anni 90, gioca Nastri flashback che aiuta Crash e Coco a superare i malefici esperimenti di Neocortex. Ma facciamo un tentativo. È tipo un livello antico. Anni 90. Sekiro. Amore mio. Vieni qua, ma fatti vedere. Ciao Franci. Fatti vedere. Sekiro. Registro dell'esperimento, primo test sul soggetto. Oh no. So. Oh. Oh. Il gioco che mi aspetta rabbia, tanta rabbia. Sì, le casse sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. 118 casse! Guarda, io appena fuori non lo faccio più sto livello. Come torno alla mappa? Torno alla mappa. No, io ho il pensiero di farmi questo livello tutto a saltare piano piano. Io muoio! 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 Non posso farcela! No, tanto è un livello facoltativo. Fatevelo voi, se vi piace fatevelo voi. Io non ci gioco. Mamma mia, io... Cioè sì, mi ricordavo che Crash fosse antipatico, però pensavo che col tempo sarebbe, diciamo, vabbè, magari ero piccolo io, non era il gioco essere difficile, invece è il gioco
È il gioco che sono persone cattive che si siedono e fanno così e dicono: e ora creiamo un gioco difficile e facciamo impazzire le persone. Questi qua dovete morire. Da sopra? Ok. Oh! Non l'avevo visto! La cassa, mio fratello. E qua c'è di vita mio fratello, uno tra i tanti. Ah, devo colpire la cassa quando è spenta. Ah! Come attivo sta cassetta? Non voglio che Flamengo tocca a nessuno. Oh, tranquillo Luigi. Vado sopra. Ah, ok, così. Uno. Qua. Anche se devo prendere quel frutto. Ci provo un'altra volta. Ho la prova di tutti praticamente. Allora, uno. Ah! Sì! Ma là sopra come ci arrivo? Con quello? Ok. Quindi. Sì! 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 E mo dove sono le altre casse? Maggiore, il fratello più grande di tutti, eh. All'età tua, Luigi. Mi manca la cassa. Ah, qua ci sono due casse.
Non l'avevo visto. Oh, le abbiamo prese tutte. Come ci torno là? No! No, no, no! Sì! Sì, invece sì! Sì! Mamma mia, un momento, mi stavo buttando. Mi stavo buttando! Sono fatta! E a questo lo odio. Allora, dalla mazzata, io da davanti. Sì! Io muoio! Io muoio, bitch, io muoio! Scommessa che muoio! Io muoio! Piano! 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 Sì! Vai, doppia maschera! Ehi, ehi, ehi. Oggi manca l'ospite d'onore. E purtroppo non era disponibile l'uomo coccinella. Pensavo che... Avete capito cosa pensavo? Sono distratto! La maschera ce l'abbiamo preso. Ai, no 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 no, ah c'è checkpoint, ok. Per leggere il tuo commento sono morto. Ti affiderai la mia vita nelle mani. Ok. Checkpoint. Mamma mia, via, via! Ok, ci siamo di nuovo. Perfetto.
Non ce la faccio, non ce la faccio. No, no, io imbattisco. Allora. Una volta qui, scivolata, lanciafiamme, andiamo avanti, andiamo giù. Ok, quindi mi conviene saltare una volta che lui arriva là. Però la fiamma è attiva. Sì, non posso saltare. Mi devo fare scivolata, salto, mi butto. Ciampato. Oh. Ok, vai con. No! Volevi ingannarmi, cazzo. Invece no. Così. Così. Vai con il. Sabotaggio! Com'è la situazione qua? No! Oh. Vai! Dai! Mamma mia. Ah, ok, quindi l'acqua devo saltarla. Vai così. Corri, Crash, corri! Iha! Dai, quando finisci sto livello? Ti devo comprare la macchina così per il traffico di Martirico. Devi chiedere al sindaco Raulo, devi chiedere. Se ti finanzia. Vabbè. Ok, vediamo di affrontare questo boss finale del primo capitolo. Oh, non ho vinto neanche una skin. Sbloccato. Marsupius Erectus, bellissimo. Potenziamento tosto. Questo non ce l'ho. Questo ce l'ho. Carino. Ah, è tipo una radiografia praticamente. Radiografia, dai. Manine deformi in un bel applauso per Rockbot! Rockbot! Preparatevi a essere percossi, Dandy! Ok? Stai rovinando il mio assolo! Smettila! Vai così!
Vai! Ah, 14 secondi, 12. Alla larga da te. Ok. Non ti piace il death metal? Sì, mi piace il death metal. Giù. Giù. Sinistra. No! Va bene. Di nuovo. Forse poi. Ah, ah, qua. Qua. Andiamo giù. Tizio, andiamo giù, sinistra, salto, giù, dai, dov'è l'ultimo? Eccolo, va bene. Vai. Aiuta. Uno, due, tre, quattro. Niente bello. E questo. Tobbe. Lo spettacolo deve continuare. Giù. Salto. Sinistra. Salto. Salto. Andiamo. Salto. No. Giù, salto, giù. Ti ho preso. Giù, salto. Eccolo. Abbiamo preso l'altro checkpoint. Il mio equipaggiamento. Vedete. Ciao. Tempo c'è. Riesci veramente. Perfetto. Va bene. Ricorrerò alle maniere forti. Minchia. No! Vabbè. Tanto ripartiamo da qua. La parola è concentrazione. Dobbiamo distruggere un sacco. Stare attenti sia tutti i ponti che si muovono, questi raggi energetici che sparano le casse. Mamma mia, per un pelo. Mo? Senti, dobbiamo sbrigarci. Secondi? Ce la facciamo. Boss sconfitto! Gliele hai suonate! Devi suonare il System of a Down! La mia meravigliosa creazione! Agano. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Grazie Gigi. Skin che abbiamo sbloccato. Ma
questo è pure bello. Il prossimo giro utilizzerò questo. Ah, un costume per Coco forse. Carina. Forse. Molto bello questo. Va bene ragazzi, questa sera è Crash 4. È stato divertente? No! Sono morto mille volte? Sì! Ci è piaciuto? No! Non rigiocheremo? Non lo so! Dobbiamo vedere, ci devo pensare. Se faccio un'altra puntata con questo gioco, lo chiamerò le mille morti di Fla. E le urla, perché le urla... Tipo, non lo so, ho fatto tremare il condominio praticamente. Quindi detto ciò, vi saluto, una buona giornata, ci vediamo alla prossima live. Ciao, l'audio che il mio capo, questo l'avevo fatto, sì. Quindi, alla prossima, un bacio a tutti. E ricordate di acquistare al Global Game, shop di Partinico. Questa volta porta GTA e casse tutti un po' in giro. Vediamo. Ciao ragazzi.